Inaugurato questa mattina la presenza delle massime autorità politiche e militari, il Supporters Deluxe Hotel, struttura 5 stelle di Fossa Cessia Marina, nato da un progetto del procuratore sportivo lancianese Donato Di Campi e di Fabrizio Petronti. Ci siamo incontrati a Supporter Beach, dove il nostro interesse per questa struttura era comune e abbiamo deciso di costruire e ristrutturarlo insieme. Ci completiamo a vicenda, perché lui è molto social, io sono molto più, diciamo, riservato. E abbiamo deciso di fare questo investimento a 5 stelle, lo ribadisco, perché l'impegno comunque è tanto, un hotel a 5 stelle sulla costa abruzzese non ce ne sono. E vogliamo attirare il turismo estero soprattutto, e in questo momento quello regionale, nazionale, con la riapertura del lockdown. La costa della Bocca è un parco naturale, sia per le sue acque e la sua natura ancora incontaminata, e sicuramente gli ospiti gradiranno i servizi che metteremo a disposizione. I soldini che abbiamo guadagnato col calcio li abbiamo reinvestiti sul mio territorio, da prima con una spiaggia, con un beach, ora con questa struttura che è incorporata in uno dei pezzi più belli dell'Abruzzo, che è la costa dei Trabocchi. Credo che abbiamo creato qualcosa di bello e che speriamo porti qualcosa dal nostro Abruzzo, soprattutto in questo momento. Cercheremo di portare il maggior numero di turisti, soprattutto delle altre regioni stranieri, e far conoscere tutte le nostre peculiarità del territorio. Noi vogliamo ripartire, non abbiamo chiesto nulla, chiediamo una sola cosa: poter lavorare tranquillamente e liberamente. E questo è quello che chiediamo, non vogliamo finanziamenti, non vogliamo nulla, vogliamo solo lavorare. Infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio. Fra qualche giorno passeremo alla resinatura di questo tratto che va da San Vito fino a Torino di Sangro, quindi diciamo che questo tratto di pista sarà inaugurato fra un mese e mezzo, e quindi una grande coincidenza con un'opera così bella, di eccellenza e di qualità. Come provincia puntate molto sulla costa dei Trabocchi? Assolutamente sì, è una opera difficile, complessa, che ci ha impegnato per 3 anni, ma siamo sicuri che questo sarà il futuro turistico del nostro Abruzzo. Oggi riprende il turismo, che credo debba essere fondamentale per far crescere l'Abruzzo e la costa dei Trabocchi. Speriamo che ci possano essere altri investimenti. Con questi investimenti significa creare davvero occupazione, soprattutto per i giovani. Di questo sono contento, oggi sono davvero contento. Ringrazio ovviamente gli imprenditori Fabrizio e Donato che hanno fatto questo investimento, e ce ne saranno altri nel futuro, perché molte imprese importanti dell'Abruzzo e di fuori Abruzzo arrivano a Fossa Cesia e in generale nella costa dei Trabocchi per fare investimenti nel rispetto assoluto dell'ambiente.